me è piaciuto subito vincere. Moltissimo. Che ricordo ne hai? Beh, è un gran pazzesco per proprio il tono che è riuscito a usare. Non si sente niente? Il microfono deve stare molto vicino alla porta. Era per il distanziamento. Dal microfono, no? Il distanziamento fra le persone. No, innanzitutto una delle belle interpretazioni di Giovanna Mezzogiorno, era il tono trionfalistico che suonava quindi alla luce dell'epilogo tragico Beffardo, nella introduzione, usando materiali e grafiche d'epoca. Quindi grande montaggio. Francesca Calvelli come costar del film per questo gioco, i suoni. Che erano insieme al centro sperimentale. Sì, perché io li voglio veramente bene, non solo ammiro il maestro, molto spesso, ma voglio molto bene anche a sua moglie. Perché erano insieme al centro sì, ed è stata la più spiritosa della classe di montaggio. E mi ricordo immagini potentissime, la Dustin aggrappata a quella finestra, la scena peraltro raccontata molto bene in un libro che magari hai letto, Verme di Curati, penso che ti piacerà molto, cioè la scena nella quale il giovane Mussolini sfida Dio. Dice, se esisti, se è vero che esisti, ti do un minuto per perché è storico, sì, è una cosa raccontata, e quindi questo introdurre questo elemento di vitalismo, così appunto di energia anche folle del personaggio del giovane Mussolini. Ed è un film, come sempre, quelli di Marco, molto psichico, anche psichiatrico in un certo senso, ma non solo in un certo senso lato, visto che ci sono abbondanti parti girate in un manicomio, insomma. E dal momento che affrontare il tema del fascismo storico inevitabilmente porta ad affrontare il tema della patologia mentale, perché le cose camminano appaiate, insomma. Stiamo parlando sì di un movimento storico, politico, ma stiamo parlando soprattutto di una questione che riguarda la psiche, che non è forse un caso che sia stata concepita in Italia. Il fascismo forse non lo ha inventato Mussolini, lo ha ascoltato da quello che veniva, da questa pulsione, da questo mischione di culto della virilità e della ribalderia e del maschilismo e della società patriarcale, di questa sfida al mondo fuori dalle piccole province. Era un fenomeno provinciale, italiano e psichiatrico, e Marco ne ha fatto un ritratto molto penetrante, molto travolgente. So perché ti sei messo continui a rievocare tiepide critiche di Cannes, che cavolo ci frega. Ci frega di dire che è un capolavoro, come fai? No, ma tu, capolavori che non vengono, come dire, è una mea culpa, il massimo culpa della categoria, non averlo riconosciuto subito, ecco. Perché tu non hai No, io personalmente ho sempre detto che insieme a Max o a Spegnani, secondo me è il più bel film di Marco Pellocchio.